a demolire la cireale che Andri, sul contraccolpo dell'ormai nota sentenza di condanna, ritrova la sua espressione migliore. 4 gol al Bagheria, che pure non era avversario di poco conto, e l'aggancio al Mazzara è cosa fatta. In attesa si capisce che la CAF restituisca il mal tolto, ma non escludendo sin da ora l'ipotesi di rivincere il campionato sul campo a dispetto di tutti. Partita a senso unico, con i Granata a pressare sin dal fischio d'inizio ed il Bagheria subito alle corde. Generosissimo quanto lucido l'arrembaggio della formazione acese che passa all'11°. L'azione è convulsa, ci prova Andolina senza fortuna, poi Barraco tra una selva di gambe indovina lo spiraglio giusto. 1-0. Insiste la Cireale e i pericoli per la porta di D'Alessandro si susseguono. Il raddoppio giunge al 34°. Matarazzo chiude bene sulla fascia destra, Carnasa venda letteralmente sul suggerimento, sgroppata per Andoria e cross tagliente. Maggio è sulla traiettoria, Valletta lo stende. Dal dischetto trasforma Moncato con uno raso terra sulla destra di D'Alessandro. Il Bagheria perde la testa e Falletta si vede sventolare sotto il naso il cartellino rosso per una gomitata al volto di Maggio. In 10 per i nerazzurri è notte fonda. La Cireale tira il fiato, poi nella ripresa carica con rinnovato vigore. Ed è Valanga. 24°. Andolina apre su Carnà, il capitano affonda e chiude con un diagonale assassino. Maggio ci mette lo zambino. 3-0. 35°. Guzzetti si invola su un velocissimo disimpegno e sull'uscita di D'Alessandro cerca la protezza. Ribatte il portiere, ma Guzzetti è pronto a servire Maggio. Tocco e gol. 4-0 ed è primato nonostante tutto. Campionato interregionale, girone N, sesta di ritorno. A Cireale, Bagheria 4-0. Partini Caudace Gangi 2-0. A Comiso, Prosciacca batte Comiso 1-0. Enna Fondara 32 punti. Agrigento Favara 30. Partini Caudace Scicli.